Ben trovati da Giovanni Pinelli, siete in collegamento con il Palasport per la prima partita di questa serata, di questa quinta giornata del torneo amatoriale Girone A. Vediamo il girone di quelli che guardano Gomorra. Si affrontano Stanley e Pienete del Caffè. Via, inizia la partita tra le due squadre che si stanno affrontando. E così possiamo dare le formazioni delle due squadre. Cominciamo con Pianeta del Caffè, che gioca con numero 1 Capretti, numero 5 Di Marco, numero 9 Presutti, numero 2 Passerini, numero 8 Fugalli, numero 6 Lava e numero 3 Candidacci. Passiamo a Stalle, che risponde con numero 10 Corocker, numero 21 Panunzi Simone, numero 2 Manuel Branco, numero 9 Di Amicis, numero 1 Simone Ricci, numero 7 Manuel Panunzi, numero 4 Scognamiglia, numero 8 Stefano Ricci, numero 11 Befani. Poi c'è anche via! È appena iniziato il secondo match di questa serata. Città Civecchia si affrontano Fornavellino, che dopo credo diversi mesi torna sui nostri nero schermi, e Grotta Aureglia. Parliamo di Fornavellino, ovviamente maglia verde, vedo questa maglia, invece Grotta Aureglia, come ormai sapete tutti in coro, e poi arriva anche Gianluca Giordano Mosconi, che la mette alto, subito all'inizio shock in questa partita. Inizio un tavolino nuovo al Cardio Palma, vede, si ferma il gioco, Matteo, poi più tardi cerchiamo di capire se Luzzaro fa gol, il torneo finisce. Questo è lui, si trova con le gambe ormai che tutti avete imparato, è stata detta anche durante, vero, è stata detta anche durante il discorso che fa la domenica mattina da parte di Donici, i nostri compagni di vita, i giocatori, arriva anche praticamente tutti, che non arriva su questo pallone, che sono in campo, so che c'è, arriva, eccolo, so che c'è, come si dice, il discorso, una lasagna fredda, il commento al Vangelo della domenica. Qui è stato affrontato il tema riguardante Luzzaro, la prova volata Don Ivan, discorso che ho molto apprezzato, questo tiro di dare questo tiro, frappo ci sarebbero da dare anche le formazioni, non abbiamo ancora date, nonostante ci sia Luzzaro, grand colpo di tacco di Luzzaro, per spettacolo puro, sono partite, applaude il pubblico del Palasport, le unità di crisi per Fornavellino, che gioca con il numero 1 Coppa, numero 11 Brancato, numero 9 Colaci, numero 4 Labanti, numero 2 Zanni, numero 91 Paoletti, numero 6 Zannino, e poi il tecnico Enrico Agostini, ma una cosa bellissima, che credo abbia una maglietta dell'Atletico Madrid, non so che si è messo tutte le sere qui a il dottor Agostini. Passiamo a Grotta Aurelia, che gioca con il numero 12 Malvaso, Alessio, numero 6 Antonelli, numero 10 Fantozzi, numero 5 Guida, numero 4 Malamaci, numero 11 Cristian Marvaso, numero 99 perché c'è scritto Lazzaro? Chi è che ha scritto Lazzaro sulla lista? È Luzzaro, è Luzzaro, siete degli indegni. Quando arriva Corrado Fini, questa nota con la matita rossa, con la penna rossa, così, con la penna rossa o con la matita rossa? Credo con la matita, si dice Amici, la matita, ecco qua il folletto. Come non c'è rossa? Chiamarlo così. Poi i pastelli, i pastelli non c'è. Luca Di Marco, quindi premessa laterale. Questo girone è numero 9 Giordano Mosconi, numero 7 Giordano Fischia. Mosconi, numero 9 Giordano e Luzzaro, palo, oddio, ha preso palo. Particolare, perché stiamo ancora subendo. Oddio. Gli è arrivato il talento, che è un po' come Michael Jordan di Space Jam, gli è arrivato il talento, oggi gli è arrivato in scatola chiusa, gli ha portato Bartolini, era ancora l'azione per Fornavellino, vedete, i nubi delle piglia, con il pallone tra i piedi, chi è che non lo conosce? Il pallone fuori, i tecnici di Grotta Aurelia sono Flavio Taormina e Andrea Lotti, forse Lotti, Lotti quello del cartone animato che giocava a golf, forse è proprio lui che è arrivato qui al Città di Civitavecchia, e non lo vediamo il grande Stefano che Riccardo che De Paola, dice un cosa tutti, da insegnamenti locale a tutti.
chi è che non lo conosce poi anche stasera Tottenham Simone contro Avellino qui al Palastrocino, la partita parlare di Garibaldi solo per numeri uno, e Luzzaro c'è una grande colpo, vedete poi ancora con il fallo Avellino che si scade, oh ma una palla a terra saprete giocare, ma una palla a terra saprete giocare, tutte palle alte, si gioca alla scozzese qui al Palasport, alla irlandese, cioè anche perché forse non sappiamo di Giordano Mosco, l'Irlanda di Trapattoni ricorda un po' questa partita, beh insomma anche il fatto che Fornavellino abbia le magliette verdi un po', per cui rimanete vicini a questo tema le prossime giornate, maglie verdi e pantaloncini in granata della Salernitana, bella idea per quelli di Fornavellino che adesso avanzano con Colaci che sbaglia il passaggio filtrante, adesso Gianluca Mosconi, Luzzaro, attenzione, mezzo presunto, arriva anche Gianluca Mosconi su questo pallone, c'è il fallo, il fallo conquistato da Luzzaro, vero? Si arriva a conquistare il fallo, punizione, quindi dobbiamo dare la notizia flash, le maglie bianche di Grottaveglia, arriva calcio di punizione che va quando Gianluca Mosconi, quindi sul punto di battuta Fragola, e quindi 5 minuti passati che è partito da quarto o da quinto, poi non si è capito, andrà, è pure da Bogliasco, andrà col castagnaccio, Gianluca Mosconi già l'ho visto, e la prova in mezzo, non del portiere Coppa in tempo per tirare calcio d'angolo per Giordano Mosconi, Gianluca Giordano è arrivato Giordano Mazzala, giusto? Arriva ancora Giordano, si fa borseggiare il pallone e scatena contropiede da parte di Zanni, Luca Zanni, il pallone in fallo laterale, toccata Candidaci, poi è andato dritto, quindi il gol ancora di Presutti, siamo i lupi dell'Irpinia, attenzione Mario Colaci 1-0, incredibile il vantaggio di Fornavellino, non ce l'aspettavamo che arrivasse una sortita da parte dei verdi e il gol da parte di Mario Colaci 1-0 qualcosa. In gol il vice capitano 80 credo che siano, quindi fino ad ora salva quasi sulla linea di Luzzaro, è negativo, ha giocato la grande ma il gol l'ha preso, ha preso una bella imbustata. Attenzione, pallone in tribuna, ecco, proprio da noi, per fortuna abbiamo degli angeli custodi che vedono il pallone, ci finisca a faccia. Che, sarebbe vantaggio che ci finisca a faccia, però sono sempre meglio Signorini, che ecco Mosconi, Garibaldi, ancora Mosconi dietro per Alessio Marvaso, insomma, è solito davanti di Mo, la parata di Coppa, si propone Colaci, chiedo scusa. E poi Colaci avanza palla al piede, no, Manuel, ancora Fornavellino, e poi Gianluca Mosconi, Luzzaro addosso, e poi Giordano Mosconi, Gianluca Mosconi la mette alta, sfasciata una traversa, ancora Luzzaro, grande mossa quella dei tecnici in macchina, ci aspettiamo una partita 1-1, un calcio champagne, due squadre, futsal champagne, questa sera Manuel Panunzi che al finale partita per festeggiare presenti buon numero, una cartolina per seguire questa partita avvincente, e se ne va in porta Mozia, ma non riesce a prenderlo al momento giusto Sannino, Marco Mozia. Sannino fallo laterale per il Tottenham, andare a riposare su quest'isola e poi azione, per ragionamento il bianco-blu è arrivato Mazzara, già in campo da prima, guida davanti per Luzzaro che va a terra come un sacco di pomodori, ecco, e gente che sta, niente, non riesce a buttarla dentro nemmeno questa volta riguardo Garibaldi, si rimane 1-0 in vantaggio Fornavellino, arriva Zanni, calcio di punizione, Zanni vedete con i capelli uguali a Simone Dell'Uovo, la stende Candidacci, vedete, ecco, ecco Zanni verrà tempestato di insulti Zanni dopo aver notato questo particolare, e poi si comincia a giocare con questi capelli che non vanno affatto bene per raccontare la bella serata estiva, ma mica tanto visto che non fa caldissimo, del Palasport. Lui conosce c'è bene Colaci, Garibaldi, che ha scritto anche lì pro cuore, ha chiesto qualcosa Colaci, credo volesse dei fazzoletti, forse il raffreddore. Qual è il tuo personaggio preferito? Niente, si attende ancora un attimo prima di iniziare un'interazione, però nel mezzo arriva il portiere, e poi di destra Zanni, vedete, il Simone dell'Uomo di Pova, gli ha dedicato di destra. Vediamo libro di se anche lui magari qualche racconto su Garibaldi. Manuel Panunzi va a servire Stefano Ricci, il tiro, devi attenzione, perché secondo me Simone aspetta, Panunzi aspetta, fammela lanciare questa.
correttamente. C'è Damiano Impicci che sta evitando le pozze d'acqua. È qui soporifero, però intanto lancia dei temi che no, possiamo affrontare nella serata. Sì, siamo 1-1. Qui si affronta anche degli argomenti. Frattempo la parata di Alessio Marmaso, che mi hanno lasciato che sta seguendo questa diretta. No, mi hanno lasciato delle cose. L'ecosistema qui da finire con la partita della Centrucella di Madonato, che hanno tirato la palletta in testa all'arbitro, ecco, che hanno sospeso la partita. Potrebbe succedere anche questo, magari l'organizzatore in questo frattempo. E poi torniamo a Damiano Impicci, che ha dato un soprannome a Simone dell'Uomo in blu. Spiegano Simone dell'Uomo di sci, eccolo arrivato anche grande Stefano, colorato. Buonasera. Ma che? Un saluto e una battuta. Buonasera a tutti. Simone dell'Uomo di sci, buon calcio a tutti. Io propongo un minuto di silenzio da ora. Una randellata forse, poi calcio di munizione. Ok, perfetto. Perfetto, quindi calcio di munizione per basta, Simone, è finito il minuto di silenzio. Stava, non so quanto è durata, ma è finito. È proprio l'aggiornamento, è arrivata anche la guida. Per Giordano Gianluca Mosconi. Quindi Giordano e Gianluca Mosconi, entrambi proprio loro fantozzi trasmissione. E poi c'è Coppa, ma Coppa che si è messo? Si è messo una calzamaglia, sembra un supereroe. Ma che ha tirato? Ma che ha tirato? Pallone che com'è, laziale? No. Niente, ha un difetto rosso nel pubblico. Cerchiamo anche di stimolarlo, ma volate adesso a Marmaso. Aspetta, adesso fra poco lo stimoliamo perché mi è arrivata una notizia durante l'inizio della partita. Tra poco gli andiamo per distrarre il portiere Coppa di squadra. Si tratta di una bella giocata da parte di Pauletti. Esce dalla porta Coppa, si borrotta. La Lazio ha preso Bielsa, è ufficiale. E poi no, niente, il passaggio di Candidacci verso un signore. Forse piuttosto attendere momenti migliori per dare questa notizia. Guida, niente, con prendere quella posizione. Arriva Simone Panunzi che va a servire Stefano Ricci, attenzione. È stato informato, Simone vero, Panunzi cerca il sinistro, non cerca il sinistro che lo dito di Soldini, non è che ne tiri fuori spesso e volentieri. Niente da quindi fare. C'è preoccupazione dell'ambiente laziale. Ricordiamo Befani che Marcelo Bielsa è l'ottavo insonnia argentino. Ecco per che si ispira all'allenatore originario di Taranto, lo vedevo spesso nei comunicati. Bello questo schema di colpire Befani per andare verso la porta. Ancora Befani, vedete a chi? A Ottavio Insonnia? Fa 6.000 finte, non lo so. Per 6.000 finte Ottavio Insonnia non credo gli consento di andare uno stadio limpidamente. Adesso va l'osservatore all'Empoli. Ottavio Insonnia ha fatto un altro tipo di scelta rispetto a quella di allenare il Civita Vecchia. Che ci ha regalato tante gioie. Candidacci, con il suo il tocco 3-3-1 spedisce anche Bielsa, fa quel tipo di schema. Vediamo un attimo se lo farà con la Lazio. Con la Lazio che ha preso Bielsa, la parte Candidacci, niente, non trova accoglimento. Non si sa che cosa, detto due volte. Basta, ha scocciato un grazie. Ho sentito un grazie. Chi è stato dire? Ho sentito un mille pezzi. Ancora il Tottenham che avanza con un signor Mosconi, è Gianluca Mosconi che va da guida. Perché è uscito Luzza? Lo stavo giocando la grande partita e poi Coppa la para, vedete, vestito come un supereroe, il pallone e farlo nel calcio d'angolo. Perché si batte le mani, si contorce le mani, arriva Simone Ricci e poi un tiro da parte di Giordano Mosconi, l'ho vista fuori, no, che praticamente ha lanciato una sigaretta. E poi una sigaretta senza filtro da parte di Simone Mosconi. Befani. Pauletti e poi arriva anche Kroker e lancia in avanti per lotta un altro giocatore e combatte. Ed è Pauletti, poi non Pauletti, non ce lo spiegavo. Ed è bella battuta da fare fine, in questo momento. Già Giordano Mosconi. Giordano Mosconi da folletto magico, Fantozzi di testa, pallone in mezzo, sbroglia tutto, smanaccia tutto lontano, la squadra di Forna Avellino che difende tutta in difesa. Vedete Avellino catenacciare in questo momento, tutti dietro la linea del pallone. Forna Avellino ha messo il pulmino davanti alla porta, vedete, in campo, con l'allenatore con la maglia, non credo sia qualche squadra argentina quella che sta indossando. Ma di qualche squadra cinese delle parti due, mannaggia, che sta indossando l'altro non è, sabato no. Magari qualche squadra cinese tipo il Colo Colo, l'attore qua, l'Università di Cile, c'è ancora
abbiamo dovuto spendere 14 euro a testa per una pizza, sì, quello è un po' la Juventus del calcio, cioè quella l'università di Cile, Cile, una cosa, io c'è che ho speso 7-8 euro me la ricordo, la stessa cosa su a Pogliasco nella Coppa Libertadores e tutte andiamo a scena, andiamo a scena. Però alla fine si è dovuto bene. Sì, è vero, è vero. È stata una bella notizia. È vero, l'università che sostiene la squadra e ti trova anche un lavoro. Fine settimana. Questo discorso si sta facendo continuamente anche in Italia, però a livelli ancora bassi, bassi, bassi da parte di qualche università. Ho tagliati i capelli di Bosano e l'Università di Messina stanno facendo questo discorso. Una volta mi ha affrontato un discorso un po' serio. Ma Tozzi, si gioca pure a ripiatino. Adesso c'è il Tottenham che sta prendendo letteralmente a pallonate Fornavellino e rischia lui la legge del gol. Prima o poi gli altri segnano. E adesso vedete Paoletti che sbaglia la palla, via Fantozzi. E Domenica è dovuto fare l'hockey. Ancora l'attacco, c'è Colaci sulla destra. De Paola. Colaci. Si lamentava. Colaci non va con la botta. Lavoro. Gente che si contorce per il campo, per il calcio di munizioni fischiato. Per questo calcio di munizioni. Le maglie bianco e blu. Niente, non c'è Enzo, si sente blu dalle mille bolle blu, proprio loro. Molto assenza perché ci sono suoi amici. E quindi in campo. Punizione. È pronto per cambi vari. Luzza lo resta in panchina e credo che ci sia della pastetta allora a questo 2-1. Punto. Grandi, ormai siamo entrati, è già la quinta giornata, siamo entrati nell'ambito delle partite portiere, delle partite concordate, chissà quante ce ne saranno. E quindi è arrivato il gol da parte di Simone Bevani, un poi il tiro la parata di Coppa indiscussi, vedete, di Coppa, questo torneo ancora amatoriale. Vediamo oggi in giro Fornavellino sempre più catenaccia, vedete, palla lunga pedalare si guarda un po' alla viva, alla viva il parroco questo girone ancora i lupi di Pigna e poi cerchiamo anche Luca, il divino Parente, Marco, Parente c'è 2-2 il gol, che tiro con vieni la fuori mascherina, chi è con segnato? Gianluca è arrivato il Giordano Mosconi 1-1 il pareggio, ha segnato Ciro fuori dalla botola e l'ha messa dentro sotto la porta Giordano Mosconi 1-1 2-2 la puntata di il pareggio dopo 10 minuti di assedio di Pianeta del al Caffè. Fortino di Fornavellino 7 è e 15 il gol al termine di questo primo tempo, anzi 8 e 15 al termine di questo primo tempo, ancora con Oker, adesso vediamo come cambia la partita. Si sbaglia nel si può giocare, si può vestito con la cappuccetta rosso, però mi sentivo fuori Befani, attenzione Fantozzi, Enrico il numero 10 Fantozzi 2-1 in un minuto, Simone la situazione. Ancora 8 minuti. Okay. Si lamenta al primo tempo l'Abbante, e dice alto, ho detto prima, con non si può fare così, così ha risposto ai compagni di squadra. Finte e quindi 2-1 ha segnato Enrico Maria Fantozzi. Ma è un po' forsennata. È cambiato il punteggio. No, non c'è Caccaterra questa sera. No, Simone Panunzi. Quindi niente Gudini al Parasport. Panunzi. E lascio lungo e poi partita. Bella giocata di prima da parte di questo Giannino che ha servito i banchinari per dare di Rottaurella. Il tiro fuori di poco, c'è provato nuovamente Luca Di Marco. Ancora l'azione il bis e non è riuscito. Al per numero Fantozzi. 5 della squadra sbaglia tutto Fantozzi e attenzione il tiro salva tutto Alessio Barbaccio sulla conclusione di Marco Sannino. Sono già da questa arriva parte con Gianluca Sannino sì, Gianluca Sannino, Gianluca Mosconi Panunzi che fa il gesto della papera, forse si va a qualche polemica vibrante in mezzo per nel Befani campo. Vediamo che fa Befani palla davanti arriva forse Fantozzi, un tocco e angolo lascia il compito a no non è Fantozzi dov'è la pizza è Malavaci che è entrato in campo Gianmarco Malavaci prendo in concessione ancora l'azione per Giordano Mosconi davanti per Malavaci ben tre pezzi Malavaci tra poco adesso è falso 9 nella pausa falso secondo tempo. Falso 5 si dice falso 5 non si può mangiare davanti alla telecronaca vero? Noi non arriva anche Giordano Mosconi il tocco mai importante mangia, di Paoletti Fugalli grande Fugalli niente provato a si riprende senso. Quando siamo al 19° minuto dove se la mette? 25 minuti no non te la mettere lì e poi ancora l'azione con Fornavellino che continua a giocare dietro Fornavellino tutta lì
Tanata in difesa, vedete, coperta come un impermeabile. Forse può diventare una tradizione. C'è gente nel frattempo cerca di accecare Coppa, vedete, hanno lasciato un pallone dritto sugli occhi. Adesso ha bisogno del bastone, Furale, forse se gli porta un tema forte suona meglio dire ciao. Niente, Candidacci l'ha presa bene, ha detto, oh, ma che è dato? Perché non ci portiamo un pianoforte una sera? Stiamo impegniamo qualcosa, al capitano. Caro Damiano, qui. C'è scritto qui, sul tribunale c'è scritto la chitarra. Fugalli. Befani, cacchio, è studiato al conservatorio, quindi di amici, se va solo in porta. Quanti accordi sei? Fallo, fallo. Ah, c'è stata la spinta da ma parte tu di sei un Pastrini. Eseguitore o sei un creatore di musica? Aspettiamo Enzo, tutti perché due, questa è anche crea di musica. Ci avrebbe dato un spettacolo, invece niente da fare. Damiano sa sia scrivere la musica qua. Che riprodurla. Questa valle di lacrime a guardare questa punizione. Sei fermato al sesto anno, Befani, ti mancava poco per arrivare. Che è pronto. 4 anni per diventare maestro di musica. Piccante. Vedete? Ma insomma, se la tua aspirazione è di diventare un maestro di musica e andare da Rita Busato, è meglio che hai fatto questo passo di interrompere il tiro. Forse in Sicilia. O Candidacci. Ai vecchi tempi, no? Però se sentito lo scoppio, magari venendo qui a Scicchia avresti rischiato grosso. No, forse Candidacci potrebbe avere vitale. Altro, io sono arrabbiato con Abusato perché quando sono andato all'unione musicale non mi ha fatto suonare il pianoforte, non ce l'ha fatto, sono dovuto andare e quindi è stato palo. Due settimane fa in un hotel di Sestri Levante ho suonato per tutto il tempo pianoforte vicino alla stanza dove c'erano tipo dei tedeschi, questi tedeschi non hanno detto niente, cioè alle 3 del pomeriggio sono andato avanti tipo per mezz'ora così senza aver mazzonato pianoforte in vita mia, dalla sinistra. I signori dei tedeschi non hanno detto niente, sono rimasti in silenzio, forse erano occupati in alto. Spero Befani, per lui. Befani, che si è mangiato Gianluca Mosconi, magari in braccio chissà magari Capretti. Se con le nostre partite riusciamo anche a coinvolgere i telespettatori che magari fanno altro mentre scendono città di Civita Vecchia, si è fatto mangiare, mangiano, bevono, perché accendono il ventilatore. Attenzione di testa, Enrico Fantozzi con la bella incornata, fatemi uscire fuori al più presto. Si è girato e l'ha presa con la fronte oppure con la nuca? No, con la fronte l'ha presa, con la fronte. L'ha messa dentro con l'incornata alla Hernan Crespo, il gol 3-1. Vada, Emanuele Panunzi, doppietta per scatena al contropiede, Emanuele Panunzi, il ragionier Fantozzi, Scogni Emilio, 3-1. C'è il fallo, attenzione Colaci, va a terra, calcio di punizione. Rischiato a fare su Colaci, che ha questa caratteristica delle squadre, ogni volta che gli vado solo uno si arroventa per terra e rotola come un rotolo di carta igenica. Perché si mette calcio di punizione, è pronta la squadra di Fornavellino. Vedete, Lupi e Pini. Cala le temperature a vedete, addirittura Stefano. Credo ci sia Parmagio sul punto di battuta a far mettere la maglietta per calciare questa punizione. Perché si è messo sta maglietta? Adesso è un raso, sistema tutto e poi il tiro non fuori di poco. No, di poco mica. Mica tanto così. Di poco. Forse poco di tanto. La squadra si confondeva con le maglie che c'è stata da parte della squadra in maglia verde. Ci aveva provato Marco Sannino. Il tiro di Presutti, arriva Cristian Marvaso, vedete, poi passa poi una Luzza, vedete, ha tirato grande un gesto tecnico da parte di Cristian Marvaso che vuole Luzza in campo, perché non è in campo? E ha fatto il un tiro Marco Marvaso, siamo vedete, 3-2, calciando della polvere che era per terra, ha tirato è riuscito a buttare via il pallone, vedete, proprio per pubblicizzare, parte. È la grande giocata di Colaci, che ci ha portato le pizze. Ma come su da lì al volo non la prendeva nemmeno se aveva tre gambe sinistre e invece aveva potuto tirare lo stesso. A tutti, se volete fare attenzione a Giordano Mosconi, chiamatemi, e poi qui. Prova a distruggere la vetrata Coppa, arriva anche Matteo per mettere Matteo si è perso il gol in difficoltà con Rado Orfini, segue la partita dalla palustra, vedete il pallone per si è arrabbiato per questa cosa nuovamente Roberto Fantozzi. Arriva, e poi il pallone deviato, Manuel, arriva la squadra di Fornavellino, giocatori sconosciuti e più, i Panunzi così sicuramente la prima giornata, i Mosconi vengono confusi e poi calcio non c'è nessun calcio, queste c'è il calcio a 5 e poi il pallone di esterno arriva per Fantozzi fuori, manca poco, ultimi due minuti di questo primo tempo, nemmeno un time out. Si va a giocare con Gianluca Coppa a giocare le prossime partite. Se il pallone gioca ancora per Fornavellino alle 11, non so chi gioca alle 11, non c'è Francesco Labanti,
lui in possesso. Cornavellino che occupa l'ultimo posto in classifica per l'ennesima volta. Di telefoni che spira, vedete, telefoni che spira, la gente che forse va a rispondere sovietici nelle panchine. Sarà addirittura proposta di anticipare ancora una vendemmia, forse si pestella del pesto. Per cui è pronto, questa gara è tutta a pestellare e poi dopo è in esclusiva per chi viene a andare in porta. Ma bel tiro quello di là avanti, si è già giocato, per cui inutile. 1:15 da giocare per voi, è già game over. C'è Presutti, l'iniziativa adesso di Simonici, Marco Sannino, okay. Ancora Sannino, ma a terra non c'è nulla, ha lisciato il pallone credo Marco Sannino. Credo abbia lisciato il pallone, chiedo il replay, tiro di Presutti, chiedo l'aiuto della giuria. Ma che ha tirato la calci? Che non arriva. E poi vedete ancora gente dalla macchina, vedete, c'è gente che imita Fonzi dalla macchina. Che è arrivato l'Isis. Adesso c'è anche Giuseppe Brancato, che è il capitano di Fornavellino. Chi è stato stavolta a farci pubblicità? E ancora... Non so, credo che sia stato forse gli Irpini che si arroventano, vedete, con Candidacci, stemmano in giro per il campo. Candidacci così, non anche come testimonial per una pubblicità. Questo tipo testimonial. Possesso per i Verdi. Questo della Mercedes. Mario Colacci. Compra anche tu. Pallone ancora orizzontale. Questo non per la non squadra la Fiat, di Fornavellino, cioè, da quest'altra parte. Ci mette Candidacci al posto di Gambretti. Sì, molto ben giocata entrambe le squadre. Anche se poi alla fine Cottoleglia è riuscita in mezzo a spezzare l'incantesimo, tempo termina questo qualcosa in più rispetto agli avversari. Attenzione, quindi all'attacco da parte del numero 6 Stannino, poi si perde il pallone da quest'altra parte, vedete, termina il primo tempo questa azione da parte del Simone dell'Uomo via di Fornavellino. Ovvero Zanni il primo tempo con Grottaveglia conduce per 3-1 su Fornavellino. Tra poco e Stalle che vede avanti Pianeta Caffè per 3-2 grazie alla doppietta di Presutti e al gol di Di Marco. Invece per stare in rete Manuel Panunzi e Befana, insomma, se ne favorisce e poi c'è il gol di Luca Di Marco per la rete del 4-2, doppio vantaggio per il Pianeta del Caffè, che si conferma sempre più squadra schiaccia sassi di questo girone A. Quindi un bel tiro, un bel diagonale da parte del giocatore con la maglia numero 5, Pianeta del Caffè, che fino ad ora no, è squadra schiaccia sassi, sì, però al momento è seconda sotto di un punto rispetto a Stalle, perché Pianeta del Caffè non ha avuto ancora omologata la vittoria contro Fornavellino per un ricorso presentato da Fornavellino, quindi al momento a 9 punti con questa partita da decidere, altrimenti sarebbe arrivata a questo match con 2 punti di vantaggio. In questo momento però è comunque in testa perché sta vincendo. Stalle 10 punti, viene il Caffè 9. Per Luca Di Marco si tratta del secondo gol in questo momento, finale non ha ancora segnato. E poi per Marco Presutti è il quarto gol, per Manuel Panunzi è il quarto e per Simone Befani è il decimo, quindi si conferma sì, sicuramente capocannoniere del girone A Befani. E poi dopo c'è tutto da fare un discorso di controlli per vedere le varie classifiche, le classifiche per tutto. E poi il tiro e Marco Presutti 5-2 colpisce in contropiede come una zanzara. Marco Presutti segna il gol del 5-2 più 3 per Pianeta del Caffè. Ha sfruttato questo contropiede, un bel destro sul primo palo, ha dato la rete del più 3 che è un po'... no, non l'ho mangiata tutta la pizza, ho mangiato un pezzo, è mia, devo mangiare tutta, adesso mangio un altro pezzo, è tutta mia. Ah, tu già mangiate, vedo, ah, l'ha divisa con me e quindi adesso si scatena. Iniziamo il grande Antonio Biso. Ah, com'è questa? Perché c'è il SkyShop su questa pizza qui? Vabbè. Ah, buono, buono. Quella mano è Panunzi, va col pallone. Adesso proprio Simone Panunzi, poi deviato. Arriva Di Marco. E poi qua Simone Panunzi che arriva su questo pallone, però non riesce a tirare. Scognemigno
Simone Panunzi, bella puntata, no, bella puntata verso il compagno di squadra. Tira, è facile palla in presa per il portiere Capretti. Si va da questa parte, Lava, adesso col pallone tra i piedi. Buonissimo, veramente buono questo pezzo di pizza con il ketchup e le salsicce, cioè, sembra una polpetta per una pizza. Lava in mezzo per Presutti. Arriva anche un uomo chiamato Passerini, questo pallone. Ancora Passerini. Lava. Marco Presutti che fa con la mette dentro questo lungo linea che finisce fuori. Adesso avanzano quelli di Stai. Simone Panunzi, Scogna Emilio. Tiro, niente. E poi lascia tutto, attenzione, la tocca Presutti, però non riesce ad andare verso la porta. Hanno rimesso in gioco i neri, si va dal portiere Capretti e poi con la merenda e il caffè, vedete, con non con particolare voglia avanza, sbaglia tutto Presutti e scatena Simone Panunzi, il tiro Capretti, Capretti devia l'angolo, bella, bella, bello stile che si è tuffato come un provetto tuffatore e poi non ci arriva Simone Panunzi. Ecco azione tambureggiante di Pianeta del Caffè, poi pallone in mezzo, non riesce a convergere Marco Passerini, Scogna Miglio, Manuel Panunzi, cioè scusate Simone Panunzi, tanto lo so, ecco la palla, ho previsto tutto, Manuel Panunzi, l'ultimo a toccare è Simone Panunzi, quindi rimessa dal fondo per Pianeta del Caffè. Ecco il Fugali, stavolta con la fascia di capitano al posto giusto, Simone Panunzi e Candiracci la mette in angolo, poi prende anche delle spintonate, vedete, la gente che passa. Angolo battuto, troppo lungo per Branco e quindi pallone che cambia volto e se ne va timidamente verso il Pianeta del Caffè. Fugalli, Fumagalli, Fugalli, Fumagalli, Candiracci. Sono già passati 6 minuti, non ci eravamo nemmeno accorti, niente, partita molto lottata, vediamo le squadre che stanno dando tutto per cercare di vincere. Fugalli, Fugalli, Fugalli da questa parte per Di Marco, Candiracci per Branco, arriva Branco, c'è Manuel Panunzi, Corocher, Manuel Panunzi si gira e si volta, sembra una tarantola, Branco davanti per Corocher, vediamo se prova e niente, tiro più scontato, più scontato degli sconti di gennaio. Adesso è Corocher, che ha fatto Corocher? Ha provato a prendere una mano Marco Presutti, ancora Fugalli, Fugalli allarga per Lava, Lava, Candiracci, Lava, avanza il 6, si va dall'8, il tiro para Simone Ricci e poi ancora azioni dalla parte della, oh buonasera, se dalla parte dall'altra, arriva Simone Panunzi, Fugalli si immola, si sacrifica per la patria, per la patria potestà, arriva anche Befani, vedete duello tra capelloni e poi anche Simone Panunzi, Manuel Panunzi, tanto no, rossa e mezzo, Corocher, niente, niente, dei piedi che sembrano degli asparagi,
e tutte le volte non riesce a buttarla dentro con Locker. Pallone che finisce via, lontano da tutti. Adesso si perde la sfera bianca, Fugalli, 8 e 20 passati, sempre con gli occhi di Damiano Impiccichè. State seguendo questa gara, questo Città di Civitavecchia. E poi arriva Befani, grande Befani, una grande azione di Befani, e Fugalli, Fugalli che si è mangiato, Fugalli ha cenato, Fugalli ha cenato, il pallone è fuori. Poteva essere l'occasione del KO per il pianeta del caffè, mentre vedete c'è gente che ancora tira delle biglie da destra e da sinistra. Befani va a terra, che ha fatto? Ha fatto anche un po' di break dance. Il tiro di Presutti, ci arriva Ricci e poi Fugagli, ancora lui, vedete, anima e core, vedete, un pezzo di pane per questa squadra, che dei veli incontrastati. E poi Candidacci, Candidacci, Candidacci non va per Stracci ma prende questo fallo laterale. Ecco, vedete il forcing di Pianeta del Caffè, il pallone però c'è la Staley. E la partita lottata, però palle gol venendo al Sodo, non ne stiamo vedendo tante, stiamo vedendo tante possibili occasioni, però palle gol non le stiamo vedendo qui al Palasport. Scognamiglio, vedete Don Roberto non riesce ad andare verso la volta per la grande azione di Di Marco, che se non tira da 40 metri non è soddisfatto delle sue serate, e questa volta invece col pallone ai tre piedi non è riuscito a fare granché. Befani, 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 Befani con Rocker per Manuel Panunzi, Befani, 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 che purtroppo c'è il tentativo, Manuel Panunzi ha provato a distruggere i piedi a Manuel Carretti. Siamo 5-2 per Pianeta del Caffè, triplo vantaggio, e Daniele Candidacci, aggiorniamo perché siamo 6-2 con la rete di Daniele Candidacci, vedete con i suoi bei capelli ha segnato questo gol, il primo nella sua serata, l'ha messa dentro, gol simile a quello precedente di Presutti, nella stessa posizione, stesso tipo di tiro. 6, risultato tennistico qui al Palasport. Befani in mezzo, e cosa si è mangiato Crocker, cosa si è mangiato dopo Fugalli, un altro eroe dei gol mangiati sotto porta. Ecco Fugalli che va davanti, passaggio bello per Scognamiglio. Befani, 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 Befani. Arrivano quelli di Pianeta del Caffè, arriva anche Manuel Panunzi, Manuel Panunzi, 6-3, grande azione personale, ha superato anche degli alberi sistemati lungo la via e poi l'ha messa dentro, una grande azione, il gol del 6-3. Dal campo chiamano, oh quanto stiamo, e non gli rispondiamo. E noi che gli diciamo, lo diciamo, no, questo è il coro che è partito, 6-3 il punteggio, e bei scarpini verdi, che sono scarpini verdi chiaro chiaro da parte di Luca Di Marco. Ecco, proteste, ancora si borbotta, e chi sta stenne della lotta sta qui e borbotta. E adesso l'azione per Pianeta del Caffè con Candidacci. Chi è? Ha sbagliato. Chi è che ha sbagliato? Passerini. Sì, sì. È sempre sul pezzo, grande Damiano Impiccichè. Anche se lui viene qui a fare le prove, fra bottiglie Scognamiglio fuori, solamente 10 minuti prima dell'evento. Bisogna venire 4 ore prima dell'evento.
mettersi quella pettorina a 40 gradi all'ombra, sistemare tutto per bene, preciso, dire a tutti, ragazzi, stiamo facendo la diretta, bisogna dirlo che state facendo. Qui non c'è diretta, vedete, qui già non c'è diretta per colpa di Damiano Impicci. Che è il tiro, Simone Panunzi, gol, e manda, ha detto vattene affa, e poi il resto non si è capito dal labiale. Siamo 6-4, 6-4 del gol dell'altro Panunzi, è stato Simone stavolta a segnare. -2. Chiedo a Damiano Impicci che se secondo lui Stalle è tornato in partita. Sì, potrebbe. Ancora può pareggiarla? Certo, finché Fugalli. Se i prossimi minuti segnano un altro gol, sì, questa dichiarazione da parte dell'esperto di calcio Damiano Impicci, che mancano 11 minuti al termine di questo match. Si va da Befani. Ancora lui che imposta al limite della linea tratteggiata del campo, e poi ancora rimessa laterale per Simone Panunzi, Scognamiglio, e poi arriva Manuel Panunzi, Befani in mezzo, attenzione, arriva Simone Panunzi e poi Scognamiglio ha lisciato la palla, stava, e poi fa pure fallo, forse non arriva al fallo, viene mandato dal portiere Capretti, non ho capito dove, in un paese lontano lontano dove non ci sono i bambini cattivi, però non abbiamo capito, non ho capito dove l'ha mandato, dov'è che lo vuole mandare. Si è visto dalla telecamera, si è capito? L'altra sera durante la partita si sono capite un sacco di cose, si sono capite un sacco di parole nuove per la televisione. Avevo sentito delle parole che in televisione non si sentono mai, e ci sarà un motivo se non si sentono mai. Chi è Pachina? C'è un uomo in blu arrabbiatissimo, e poi quella gente che si lamenta. Vedete, Fugalli e Candiracci si parlano degli schemi, e poi anche Di Marco, vedete, anche Di Marco è molto diplomatico. Ancora gente in banchina. Ricordiamo che siamo 6-4, ma Pianeta Caffè sta rischiando molto, sta rischiando di prendere la pappina del 6-5. E Scognamiglio, una grande azione, è riuscita ad evitare questo gol. Una giocata più da difensore avversario che da attaccante. Adesso per questi ultimi 9 minuti Candiracci di Tacco, vedete, si intendono subito, hanno proprio affinato gli schemi durante la pausa. E adesso quelli in rosso avanzano quel pallone per Simone Panunzi, Scognamiglio, di nuovo il 21, Scognamiglio, Simone Panunzi, allarga il gioco, ancora azione che va verso porta adesso con Simone Panunzi che trova lo spazio su Candiracci, Simone Panunzi, grande azione, 3 gol di seguito della famiglia Panunzi, stava ancora Simone. Dopo il 6-4 anche il 6-5. Si è verificata l'ipotesi di Damiano Impicci. Adesso si gioca per davvero. Gli ultimi minuti saranno carnosi, gustosi da vedere. E poi vedete, rischia l'autogol. Simone Manuzzi si è fatto malissimo. Si ferma un attimo dentro la porta. Si tocca il petto. Poi dopo averla toccata Candiracci ha provato a spaccare la traversa in più parti, però c'è un cambio fuori, proprio Simone Panunzi dentro Branco, adesso Manuel Branco, Scognamiglio, Manuel Panunzi, adesso ci crede Stalli per cercare il pareggio, Panunzi, Befani, Scognamiglio,
davanti per Branco, marcato da due giocatori, Scognamiglia e Befani. Vediamo se Befani si inventa qualcosa, se ci cade qualcosa della specialità in mezzo per mano, e Panunzi però non riesce a buttarla verso la porta. Scognamiglio, vediamo se ci prova, l'avevamo vista che ci provava, deviato il pallone. Manuel Panunzi davanti per Befani, Befani prova il gioco, forse anche un gioco da due, un gioco da tre. 6 e 20, poi solamente recupero. Branco, vediamo se ci prova Branco, Capretti, ma il tiro è stato centrale da parte di Branco, e quindi niente da fare, arriva Scognamiglia, arriva Branco, Branco, Branco per Manuel Panunzi, si salva Pianeta del Caffè con la giocata di Marco, pallone in mezzo di testa Candidacci, Scognamiglio va da Simone Ricci, gli tocca nel pallone, è stato Presutti, Befani, sbaglia Befani e lancia Lava, Luigi Lava, Candidacci, Luigi Lava, Di Marco, ancora Pianeta del Caffè che gioca con il cronometro, vedete ce l'hanno proprio in mano, me l'hanno rubato, e poi palo, grande azione di Marco Presutti, il pallone è fuori e nuovamente quelli di Stanley vengono avanti con lo pallone, vedete, conficcato tra i piedi, infilato proprio tra i piedi, in mezzo alle dita dei piedi, in mezzo alle unghie disperse. Scognamiglio davanti per Befani, 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 no, non c'è Befani, 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 no, si spegne la luce, si va a sinistra, ancora Befani, 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 no, niente, ormai lo sanno, vedete, Befani tiene palla 40 secondi e fa fallo forse? No, conquista il fallo Befani da parte di Presutti. Punizione, ultimi 4 e mezzo da giocare, c'è un po' di tensione sul parquet di via Panelli, anche la musica, vedete, tutti pronti con i tamburi, con i bonghi, come se fossimo in Africa per questa punizione in cui si avviluppa Stalle, il tiro fuori di poco da parte di Befani, non c'entra i legni, Befani con questa punizione. Arriva Presutti per Luca Di Marco che spara alto, spara alto al volo, non era facile andare al tiro, però ha deciso di cogliere l'occasione, ha detto la volpe che arriva a lui prima Cacerba è furba, invece non è riuscito a metterla dentro, vedete, con queste morali, vedete, abbiamo anche, beh, alla fine di un film, alla fine di una storia c'è sempre la morale, perché alla partita di un torneo del Città di Cieca non ci deve essere la morale finale. Attenzione Panunzi, Simone sbaglia, sta quasi per riuscire la remontata di Stanley, Fugalli, niente, Fugalli, erano finiti 30 secondi per Pianeta del Caffè, ecco perché Fugalli ha dato il pallone agli avversari, e ancora vedete gioco molto coordinato. Punizione per Staley, c'è il pallone per la squadra in maglia rossa che è pronta per questa punizione, ultimi 3 minuti, 2:40 sul cronometro. Befani, 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 niente, non è la serata di Befani, di testa arriva Colocher, Befani a parte la punizione non ha fatto praticamente nulla, Befani leader di questa partita, non ha fatto nulla per la partita, poi ha fatto un grandissimo gol, Befani come header, questo sarà il titolo domani su tutti i giornali. 22:45, due al termine e anche due al shock credo sia stato chiamato dal campo, grande tocco di Passerini e Fugalli, vedete, è impegnato in uno scontro acceso, Fugalli, il pallone è con la rimessa dal fondo
per Manuel Capretti, non ci arriva nessuno di testa, Simone Ricci esce dalla porta, deve lanciarla, lo fa male, lo fa male, 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 il pallone è fallo laterale. Ma nonna, si sta urlando dalle panchine, sentiamo un attimo che dicono dalle panchine, tanto voi a casa sentite meglio di me. Vedete, avete sentito, c'è un lancio praticamente, il pallone è andato a finire nei radar degli aeroporti, da quanto è volato. E ancora urla dalle panchine. Forse adesso è più divertente guardare questa partita senza il mio commento, che invece col commento, per sentire tutto quello che si dice in panchina. E Befani arriva a Presutti, il pallone è fallo laterale. Un minuto al termine. Corocher strozza il tiro e strozza anche credo la gallina di Antonio Banderas, ma il gol non lo fa. Attenzione, Simone Panunzi, Branco, il pallone fuori. Niente, Branco ha questa capacità di passare il pallone, di fare dei passaggi e poi finisco fuori dal campo, questa qualità eccelsa. 20 secondi e poi il recupero. 20 secondi. Vabbè. Fugalli, Di Marco, Presutti, va il tiro. Ancora Presutti arriva dopo la ribattuta. Presutti dietro, vedete, viene del caffè che cerca di rintanarsi in angolo. Vedete come i conigli si vanno a nascondere, ci portano dietro il pallone. E niente, il pallone è fuori. Attenzione, Simone Ricci. No, c'è l'angolo. C'è l'angolo, deviazione sulla giocata da parte dei neri. Siamo già nel recupero. Di Marco si mangia un gol colossale. Di Marco, e adesso guarda il cielo, guarda quante mattonelle sono state portate via dal Palasport. E attenzione a Stalli che sbaglia l'azione. Di Marco, arriva anche Simone Panunzi, va a terra, calcio di punizione. È il sesto, tiro libero. Tiro libero, attenzione, si decide questa partita. No, non c'è il tiro libero. Vabbè, si gioca subito, raccontiamo cosa accade. 25-40, potrebbe essere l'ultima azione. Branco, niente, Branco la porta fuori, ma c'è ancora rimessa laterale per i rossi. Il possesso cambia, notizia importantissima per Stalley. Il pallone è per Pianeta del Caffè. Arriva Simone Panunzi, forse l'ultima azione, ma che ha fatto, che ha fatto? Un cross da parte a parte. Niente, ha lanciato in the box, come dicono gli inglesi, ma l'Italia in the box non cerca, perché in Inghilterra di calcio a 5 non se ne vede. Tanti per Corocher, niente, ma il Palasport è finita. Pianeta del Caffè ha battuto Stalley per 6-5, Pianeta del Caffè tripletta di Presutti, doppietta di Di Marco e gol di Candidacci per Stalley, doppietta di Simone Panunzi e di Manuel Panunzi, il gol di Befani. Quindi concludo così questa partita, ci vediamo per la prossima. Giordano Mosconi e Gianluca Mosconi, quindi concludiamo questo appuntamento con Giovanni Pinelli, Damiano Picce, che vi dà un appuntamento alla prossima partita.